Comincia a prendere forma il progetto presentato da Legambiente Caltanissette che si è classificato tra i più votati dai cittadini per il bilancio partecipativo 2021, proposta progettuale che si inseriva nell'area tematica Cura e Bellezza del centro storico. Si prevede infatti la realizzazione di un orto sociale proprio vicino al campo di bocce del quartiere Angeli. Tra gli obiettivi del progetto, quello di costituire uno spazio vitale dove sentirsi a proprio agio, conversare, passeggiare, fare giardinaggio, piantare, seminare, sporcarsi, divertirsi, aiutare. Ascoltare, leggere, trascorrere ore. E ancora riqualificare il territorio, favorire la socializzazione e l'integrazione tra cittadini e sensibilizzare ed educare a uno stile di vita ecosostenibile. Un progetto che potrà essere sviluppato grazie ad una rete con altre realtà del territorio, così come spiega lo stesso presidente di Legambiente Caltanissette, Vocigna. Oggi abbiamo fatto la ratura, quindi stiamo dissodando il terreno, lo stiamo preparando, ma è un progetto che parte dal basso e con una rete vasta che comprende la comunità della Chiesa di San Domenico, la scuola, il comune chiaramente di Caltanissetta, la sovrintendenza, diversi attori del territorio, per appunto far sì che questi lotti che realizzeremo devono essere a servizio delle famiglie in primis che abitano nel quartiere. E poi diciamo, i lotti possono anche essere utilizzati da associazioni, dal terzo settore, dalla scuola stessa, dalla comunità della chiesa. Però appunto questo passaggio saranno passaggi che saranno fatti insieme a tutti gli attori, tutte le decisioni verranno prese da questa rete. Dovrà capire anche perché bisognerà mettere mano al modello di gestione. Quindi da una parte realizzeremo l'orto e lo stiamo iniziando a fare, ma ripeto, i passaggi, noi contiamo di essere attivi nella primavera del 2023 e quindi pian pianino ci dobbiamo portare per essere a marzo pronti. Però tutti i passaggi che faremo saranno fatti da tanti attori che ci supporteranno in questo percorso. L'idea è tirare fuori da questo spazio agricolo almeno 30-40 lotti da 40-50 metri quadrati ciascuno, serviti da acqua e dare la possibilità con la gestione di poterli affidare o a famiglie o ad associazioni, come dicevo. Con un regolamento che dovrà essere seguito sulle tipologie da poter piantare, quali orticole, quali altre appunto piantine si possono mettere a dimora, se prevedere o meno fiori, piante da fiori. Queste sono tutte decisioni che devono essere realizzate, ripeto, da questa rete.